Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi siamo insieme per preparare dei mini plum cake allo yogurt con dei mirtilli disidratati. È una ricetta semplice e velocissima, ma vi assicuro di gran gusto. Saranno molto golosi nella loro semplicità. E ora abbasso l'immagine, così seguirete direttamente sul tavolo tutto il procedimento per prepararli insieme. Eccoci, allora iniziamo a impastare le uova con lo zucchero fin quando cambieranno colore, quindi diventano bianche e l'impasto sarà un pochino più consistente, montato proprio, così darà volume. Come vedete il composto è bello spumoso e chiaro. A questo punto, sempre impastando, continuando ad impastare, aggiungerò l'olio di semi di girasole e lo yogurt. Ora un po' per volta aggiungeremo la farina, la fecola di patate, la bustina del lievito con la vanillina e per ultimi metteremo i mirtilli disidratati. Possiamo iniziare ad riempire i nostri pirottini. Allora, eccoci. Per fare dei plum cake, che sono veramente graziosi per non avere la solida forma, magari dei muffin anche, allora ho acquistato questi pirottini di carta. E per sostenere i pirottini di carta con dentro, quando metterò l'impasto, ho creato con questi pirottini di alluminio, li ho allargati e così ci posso mettere dentro il pirottino di carta per i plum cake. Logicamente, eccolo qua, vedete? Eccolo, così adesso lo vado a riempire e questo me lo sorreggerà. Logicamente io questi pirottini qui di alluminio, come quelli anche per fare i muffin, poi li tengo perché comunque con dentro la carta non si vanno a sporcare, così che avrò i contenitori per utilizzare questi per fare i plum cake e i contenitori in alluminio che utilizzo per fare i muffin. Quelli logicamente rimangono così, rimangono tondi, ci metto dentro il pirottino di carta e ci fanno i muffin. Questa è una maniera per non dover acquistare per forza le chielle con le forme proprio del muffin o del plum cake. Insomma, è un modo economico per evitare anche di avere ulteriori chielle in casa. Questi poi alla fine, quando toglierò il plum cake cotto, li metto così una sopra l'altra e li avrò pronti per la prossima volta. Ok, eccole qua. Intanto vi faccio vedere come vado a riempire i primi. Quando prendo l'impasto faccio attenzione che venga via anche un pochino dei mirtilli, che sono tanto golosi, e con il cucchiaio vado a metterlo nel pirottino. Eccolo qui. Poi alla fine che li avrò fatti tutti vi dico quanti ne vengono all'incirca con questo quantitativo. Ecco qua, i nostri pirottini sono pieni e
eccoli qui. Ora non ci resta che infornarli in forno già caldo, 180 gradi, e una mezz'oretta, forse anche di meno. Ricordiamoci di fare sempre la prova a stecchino per vedere quando è il momento giusto per sfornarli. E vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questa nuova ricetta, e fra un pochino vediamo i nostri piccoli mini plum cake sfornati, e così avremo una meravigliosa colazione, una fantastica merenda. Grazie, e se vi è piaciuta la ricetta aspetto un like. Buona serata, ciao!